non c'è un rischio qui che se si pensa troppo si perde il contatto con il corpo? Sì, io credo che questo rischio ci sia, anche se devo dire che il rischio di pensare troppo in quest'epoca non si corre, quindi questo già possiamo partire da questa considerazione. Ma è vero che il rischio ci può essere. E io alludo a questo rischio nel mio libro quando parlo di questo divorzio originario che ha lacerato la cultura, quello tra Omero e Platone. Cioè quando Platone, in età giovanile, è poeta, e qui brucia le sue poesie, perché la filosofia non deve essere poetica, salvo poi attraverso i miti far rinascere una poesia persino più straordinaria di quella giovanile. Ecco, quando lui cerca questo divorzio incolmabile tra la poesia, la letteratura, io meno, e la filosofia, crea forse le precondizioni per quella separazione tra il pensiero e il cuore, o tra il pensiero e la poesia. E bisogna dire che nel secolo che abbiamo alle spalle, tentativi di pensieri poetanti ci sono stati, da Heidegger a Maria Zambrana, cioè tentativi di correlare la visione poetica della vita con quello che comporta il cuore, con la ragione, con il pensiero. Io credo che un pensiero compiuto non sia un pensiero asettico rispetto ai propri sentimenti, è la capacità di correlare la ragione sintetica. La filosofia, nel suo senso più profondo, non è la separazione, ma è la capacità di sintesi tra il sentimento, che comunque riguarda la dimensione soggettiva, e il pensiero, che comunque riguarda una dimensione pensata. Se si riesce a correlare la poesia e la filosofia, se si riesce a vivere insieme nel spirito di Omero e quello di Platone, si raggiunge probabilmente qualcosa che somiglia alla saggezza. Però accontentiamoci già di cominciare a pensare, già è un buon risultato della nostra vita. Altro, nel libro lui dice, sono delle parti molto belle, un sacco di cose, no, tante solo alcune le contate, ma ci sono delle parti in cui mostra la differenza tra appunto logos e ratio, tra il pensiero razionale, il senso che diceva probabilmente, che oggi ha le sue manifestazioni dell'intelletto, c'è l'intelletto dove tutto è civile, comprensibile, si sperimentale oggettivamente, e un pensiero storico, no? Che invece ha a cuore, ha cura, quindi per che la zona d'ombra, qualsiasi difficoltà, qualsiasi razionalizzazione non può che produrre. E allora ecco, quel pensiero che è il logos è la razionalità che dimentica la zona d'ombra, ma è quella che ha a cuore. Quindi dovrebbe stare attenti a non credere che la razionalità sia solo quella cui siamo oggi spesso abituati. La realtà filosofica dice lui. Ma tutto solo una riflessione, cioè quella giustamente hai citato il logos. Ecco, io vorrei dire una cosa, logos, se voi pensate bene, ha la stessa radice del religio, ha la stessa radice della tecnica, ha la stessa radice dell'amore, perché sono tutti, diciamo, fenomeni, aspetti, espressioni della vita legate alla idea di colmetto, di stabilire il legame. L'uomo è colui che fa tutto, l'uomo è colui che fa il legame. Quindi logos come amore, come religio, come tecnica, sono tutti, diciamo, tutte espressioni che qualificano la nostra capacità di connetterci. Ciò che fa un uomo è la capacità di connettere, di stabilire il rapporto tra principi, tra cose realtà, tra concetti e realtà, tra realtà diverse, contatti tra uomini, contatti fisici tra persone, e quel legame, la connessione è ciò che propriamente c'è un uomo. La filosofia è esattamente questo, un viaggio per connettere il mondo e stabilire attraverso la connessione questa costellazione di significati, questa rete di rapporti tra cose, principi e concetti, che costituisce il fondamento della nostra vita. C'è un'estrema domanda, altrimenti... Taccia per sempre. Possiamo ringraziare, no? La presenza del professore, autenticamente filosofo, sulla piazza americana, ha ospitato. La prima riflessione filosofica ospitate questa piazzetta, ma non l'ultima, la prossima sarà appunto questa sera alle 21, vi ricordo, il dialogo sulla democrazia tra Massimo Cacciari e Angelo Bianco e poi domani si chiude il programma che vedete. Grazie, a dopo.